Eccoci qui, queste sono le nostre sigle, le sigle delle settimane monotematiche di Le Fonti TV. Quella di riferimento attuale è la Tax TV Week, quindi dedicata tutto a tematiche fiscali per capire sempre cosa dovrebbe cambiare dopo il periodo dell'emergenza coronavirus. Ricordo che le settimane monotematiche di Le Fonti, almeno in questo contesto, vogliono proprio portare degli esempi virtuosi da una parte, ma anche delle spiegazioni effettive ed efficaci per capire come affrontare sotto più aspetti il periodo post-Covid. E allora, ecco qui il nostro sito 13-20 luglio, Tax TV Week, Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale. Come vedete, c'è spiegato, per così dire, il punto di partenza da cui vogliamo analizzare gli aspetti, le limitazioni all'attività imprenditoriale introdotti dai provvedimenti di urgenza assunti dai governi dei principali paesi per contenere la pandemia hanno avuto effetti dirompenti sull'economia mondiale. Gli effetti sono quelli che ci arrivano ogni giorno, all'idea dell'economia reale anche rispetto alle previsioni sul PIL, sulla disoccupazione, su proprio un deperimento dell'economia, non solo di casa nostra, ma a livello globale. Questo getta ancora più ombre rispetto alla ripartenza, però in qualche modo bisogna ripartire, quindi partiamo da questo punto. In realtà abbiamo assistito prima a una emergenza esclusivamente di tipo sanitario che sapevamo benissimo sarebbe poi diventata una crisi economica, e adesso però siamo immersi proprio in questa. E quindi tra le varie richieste che arrivano in qualche modo dai cittadini c'è anche quella per cui tra le priorità del governo deve necessariamente essere in questo momento una riforma fiscale incisiva, quindi serve un movimento molto forte, un'azione molto forte. Già questa richiesta era arrivata, per esempio, dal governatore della Banca d'Italia, appunto Visco, che ha chiesto degli interventi mirati ed efficaci e soprattutto tempestivi. Io saluto Massimo Ferrari, presidente AFI, Associazione Fiscalisti di Impresa, che parlerà con me di queste tematiche, fondamentalmente anche allargando il raggio d'azione. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno a lei. Io partirei proprio anche dallo spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta, di cosa si occupa AFI, cioè qual è la vostra mission. Io dico solo l'ultima cosa e poi le do la parola. Io so che su questo punto, cioè sulla richiesta che il governo metta in campo subito una riforma fiscale incisiva, voi insistete da tempo, insomma, che ci sia bisogno di un'azione, insomma, è abbastanza assodato, vero Ferrari? Assolutamente, allora grazie dell'invito a questa chiacchierata su un tema estremamente importante. Due parole sull'AFI. L'AFI è l'Associazione dei Fiscalisti d'Impresa, nasce nel 2013 e oggi conta una settantina di associati. Chi sono i nostri associati o soci? Sono i direttori affari fiscali dei grandi gruppi che operano sul territorio italiano, quindi gruppi italiani o subsidiari di gruppi esteri. E quindi i membri, quindi l'AFI stessa, ha un punto di osservazione molto interessante sull'attività e sulle variabili fiscali di questi grandi gruppi. Quindi noi ci occupiamo di tematiche concrete, strategiche, ma concrete, che vengono vissute tutti i giorni da chi opera in azienda. L'obiettivo di AFI è duplice. Innanzitutto quello di promuovere lo scambio di esperienza tra i soci, quindi condividere criticità e possibilmente soluzioni su temi di comune interesse, sempre con un approccio strategico. Sempre con una E, pro sì. ecco, il secondo punto, che è anche il motivo per cui ho accettato con piacere l'invito, è quello di svolgere un'attività di interlocutore con le istituzioni, promuovendo, diciamo così, idee, proposte per migliorare il nostro sistema tributario italiano a beneficio evidentemente degli imprenditori e del paese, diciamo, soprattutto in questo momento. Ecco, allora, mi dica solo una cosa, Massimo, poi dopo entriamo nel dettaglio di quello che avete in qualche modo portato avanti voi per aiutare le imprese, perché di questo si tratta. È vero che in questo momento post-Covid-19, che poi noi continuiamo a dire post-Covid, ma insomma in realtà siamo ancora nel periodo Covid, perché se è vero che per l'Italia la situazione si è un po' calmierata, ci sono altri paesi che invece sono ancora nel bel mezzo della pandemia, e poi soprattutto non sappiamo, c'è il punto interrogativo rispetto anche a un ritorno, ma insomma questo per dire che ancora di più vanno analizzate queste tematiche. È corretto nel dire che molti chiedono degli interventi urgenti in materia fiscale, no? Il governo che agisca in fretta.
Guardi, non vi è dubbio, diciamo che questa richiesta era forte già prima della pandemia, già prima dell'emergenza Covid, quindi a maggior ragione è diventata ineluttabile, urgente, importantissima oggi. Diciamo che proprio su questo tema AFI ha svolto o sta svolgendo due ruoli o ha comunque due obiettivi. Inizialmente nel pieno della pandemia, in collaborazione con il Laboratorio Fiscale, che è un'associazione recentemente costituita tra esperti, studiosi della materia, abbiamo cercato di portare all'attenzione del governo interventi urgenti, non necessariamente strutturali, non necessariamente volti a riformare il sistema tributario, su cui mi soffermerò fra qualche motivo, ma che avessero la caratteristica di essere immediatamente efficaci, semplici e di immediata attuazione. Per far fronte a che cosa? Per far fronte al gravissimo problema della crisi di liquidità delle imprese. Bisognava, e devo dire la verità, bisogna agire con grande velocità, proprio perché la crisi di liquidità rischiava, ma devo dire rischia tuttora, di travolgere le nostre imprese. Quindi ci siamo messi all'opera molto rapidamente, abbiamo elaborato qualche proposta, ripeto, semplice ed immediata attuazione, e l'abbiamo condivisa insieme al laboratorio. Ecco, Matteo, Diciamo. questo è importante, mi inserisco solo perché volevo proprio catturare l'attenzione, quindi l'aiuto alle imprese che è fondamentale, chiaramente. Ne abbiamo peraltro parlato anche lungamente nel main event di ieri pomeriggio, oltre che nelle tavole rotonde che hanno caratterizzato questa settimana dedicata proprio a tematiche fiscali. Quindi voi avete redatto una serie di punti, quali sono quelli più secondo voi importanti o utili insomma in questo momento da avviare in modo tempestivo? Io ripeterò più volte questa parola perché insomma non sempre purtroppo fa parte della parte decisionale, anzi non tanto decisionale ma attuativa, no? Poi delle cose che vengono scritte nero su bianco. Allora prego, riparta pure da dove si è interrotto. No, assolutamente. Diciamo che in questa prima fase della chiacchierata ci focalizzeremo su un fisco come elemento per fronteggiare l'emergenza. Poi passeremo subito dopo a un fisco per la crescita, per sostenere la crescita. Ma oggi c'è un'emergenza. C'era febbraio, marzo, aprile, c'è ancora oggi. Percorrendo, diciamo così, i suggerimenti e le proposte, partirei dalla maggiore tolleranza nel versamento degli acconti d'imposta, sia in termini di scostamento da quello che sarà poi, e lo sapremo dopo, il debito effettivo d'imposta, sia in termini di sanzioni applicabili. Versare gli acconti è ovviamente doveroso, però in questo momento assorbe liquidità e quindi una maggiore tolleranza, una maggiore apertura era la nostra richiesta ed è un tema dibattuto abbondantemente in questi giorni. Abbiamo poi chiesto, sempre per agevolare le imprese e la liquidità, l'allargamento della possibilità di compensazione orizzontale, era 700.000 euro, noi abbiamo chiesto di innalzarla a 1 milione o anche più e questa richiesta è stata in parte accolta. L'altro tema che abbiamo proposto è il rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica, all'ACE. L'ACE, i nostri telespettatori lo sapranno benissimo, è un incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. L'agevolazione consiste nella possibilità di dedurre dal reddito una somma che corrisponde al rendimento figurativo del capitale. Per essere molto, molto semplici e molto concreti, l'azienda ha bisogno di liquidità. Diciamo, dove va a recepirla? O sul mercato, se ottiene finanziamenti, o lo chiede la liquidità al socio che immette capitale proprio. Quindi in questo periodo di grande emergenza, facilitare, favorire, incentivare l'immissione di capitale proprio, ammesso che i soci siano disponibili, per noi era una priorità assoluta, magari anche per un periodo temporaneo, il 20, ahimè, devo dire il 21, il 22, perché questi effetti purtroppo non termineranno né a luglio né ad agosto. Vado velocissimo su altri due punti, se vuole, ma proprio Sì, prego, rapido. prego. L'altro tema era relativo all'innalzamento del limite alla deducibilità degli interessi passivi. Cosa significa? Oggi nel nostro sistema, come in tanti sistemi tributari, la deducibilità degli interessi passivi ha un limite, e un limite che è legato, commisurato al reddito operativo lordo, al ROL, 30% del ROL. Bene, in uno o più periodi, 20, ahimè, temo 21 e 22, in cui le due variabili andranno in direzione opposta, noi avremo un ROL che purtroppo
si contrarrà e avremo degli interessi passivi che purtroppo tenderanno ad aumentare. Quindi se la possibilità di dedurre interessi passivi è commisurata a una variabile che diminuisce e gli interessi aumenta, capirà che è molto semplice arrivare alla conclusione che forse in un periodo, magari ripeto, di tempo limitato, è opportuno e importante dare un'occhiata alle regole. Ulteriore punto riguarda il limite all'utilizzo delle perdite. Ahimè, quest'anno sarà un anno in cui parecchie imprese accumuleranno perdite. Auspicabilmente, me lo auguro veramente per il bene di tutti, dall'anno prossimo, da quello successivo, le imprese continueranno a generare o riprenderanno a generare reddito imponibile se per un periodo limitato o anche a livello, diciamo così, strutturale fosse eliminato il limite all'utilizzo delle perdite, sicuramente ci sarebbe un beneficio. Last but not least, il tema di velocizzare il processo di rimborso dei crediti tributari o di consentirne una diciamo così, utilizzo più rapido è sempre stato un problema, oggi diventa drammaticamente un problema. Questo ultimo tema, se posso, è un tema di emergenza, di urgenza, ma è anche un tema strutturale su cui possiamo tornare magari fra qualche minuto. Sì, no, guardi, il problema strutturale, io quando sento la parola strutturale mi drizzano subito le antenne, ma io le faccio subito una domanda su questo in realtà, Ferrari, perché Covid a parte, perché poi insomma è vero che adesso si è aggiunta l'urgenza ancora di più legata all'emergenza, ma insomma voi, ma in generale credo chiunque chieda da tempo che si mettano in atto insomma delle riforme una riforma tributaria strutturale, no? Abbiamo sentito il governatore della Banca d'Italia Visco intervenire in merito piuttosto che Colao, che ha presieduto la task force proprio nel periodo dell'emergenza coronavirus. Ecco, importante che ci sia una riforma fiscale ad ampio respiro, ma ripeto, ma l'ha detto anche lei, non solo in questo contesto, doveva già forse essere stata fatta. Ma guardi, sono totalmente d'accordo, è il tema del giorno per chi si occupa evidentemente di fiscalità, ha citato sia le prese di posizione del governatore che di Colao, è il tema del giorno e ripeto, lo era già, ma oggi con una disperata necessità di ripresa diventa ancora più importante. Allora, a mio avviso, guardando al futuro, guardando ai prossimi 3-5 anni, bisogna agire, questa è la mia idea, su due aspetti, sia sul sistema tributario positivo, le norme, fondamentale, magari farò qualche esempio fra qualche minuto, sia sull'altra area che è il rapporto fisco-contribuente. Allora, sono entrambe fondamentali, a mio avviso hanno pari dignità. Quando un imprenditore decide di investire nel nostro paese o in un altro paese, sostanzialmente cerca tra le altre variabili ovviamente, un sistema tributario che possa garantire certezza. Le regole del gioco devono essere certe, devono essere chiare e devono essere di facile implementazione. E in aggiunta a questo ci deve essere un rapporto sano, trasparente tra fisco e contribuente. Questi due elementi, se posso, questa è una mia visione del tutto personale, spesso prevalgono sull'aliquota nominale di per sé. L'aliquota nominale di tassazione, capirà bene, è un elemento importantissimo che rende un paese, ceteris paribus, più attrattivo di un altro. Ma non è la variabile assolutamente più importante. Questa è la mia esperienza, ho avuto il piacere di lavorare per grandi gruppi sia in Italia che all'estero, importantissime, ma non è la sola. Certezza, chiarezza, facilità di interpretazione, stabilità certo, del sistema tributario e rapporto fisco-contribuente, a mio avviso, prevalgono su un'aliquota nominale che può essere un punto, due punti, tre punti, più attraente. Quindi, Questa è la vera riforma e poi entrerò magari su qualche suggerimento, ma il messaggio è che l'incertezza frena gli investimenti, di cui abbiamo disperato bisogno, ne avevamo disperato bisogno anche prima, figuriamoci oggi, frena la crescita. Esatto. Prego. No, prego Ferrari, prego. E costringe l'imprenditore a fare due cose che non vanno nella direzione del bene del paese. O posticipa l'investimento,
o addirittura investe altrove. E qui parlo sia di imprenditori italiani che esteri, perché il nostro paese deve essere ovviamente in grado di attrarre gli investimenti degli italiani, dei gruppi italiani, questo by definition, ma anche degli esteri. Questi aspetti sono sicuramente presi in considerazione da chi decide di investire denaro a lungo termine in un paese piuttosto che in altro. Ripeto, non sono gli stessi, chiaramente ci sono mille variabili, ma questa non è l'ultima delle variabili. Certo, no, ma da quanto tempo lamentiamo anche il fatto che appunto a causa della mancanza di riforme strutturali, non riforme one shot che poi vanno a risolvere magari dei problemi nell'immediato e basta, ma insomma, lamentiamo questo fatto perché poi la pecca vera è che il paese tende a mancare di attrattività, no? Questa parola che è un'altra parola chiave, insomma, è che quindi non viene più riconosciuto per il brand che dovrebbe essere. Cioè io, guardi, proprio qualche giorno fa mi sono dedicata a una piccola pillola, un piccolo approfondimento proprio sul tema del Made in Italy, ok? Usiamo i prodotti italiani, sponsorizziamo i prodotti italiani, siamo noi stessi promotori delle nostre potenzialità, però se nello stesso tempo non c'è attrattività, è chiaro che il brand italiano si svuota del significato che ha sempre avuto e molte volte viene poi acquistato anche dall'estero, però in questo caso in modo negativo, cioè che non rimane più a noi la potenzialità che invece abbiamo, no? È un po' questo il ragionamento da fare, che poi porta a tutte le considerazioni che lei stesso ha messo sul tavolo. Guardi, assolutamente, se posso aggiungere un commento a quello che lei ha appena detto, che condivido totalmente, è che i paesi, che se ne dicano, competono anche sulla variabile fiscale. Questo è chiarissimo. Ah, è sì, certo. Quindi competono in maniera, diciamo così, rispettando le regole del gioco, ma mettono sul tavolo elementi vari. Ripeto, possono mettere sul tavolo un incentivo in più, un'aliquota fiscale un pochino più bassa, ma mettono sul tavolo anche le variabili che le ho citato: certezza, stabilità, rapporto fisco-contribuente. E noi, che ci piacciono, no? Viviamo in questo mondo e dobbiamo competere con altri paesi. Quindi agire su qualunque variabile che il nostro paese può controllare per rendere il nostro paese più attrattivo è, secondo me, vitale. Lo era e lo è di più. Qualche suggerimento lo abbiamo avanzato, però devo dire la verità, magari prendo 2 minuti proprio per essere concreto, sì. Ma volevo proprio partire dal big picture, dalla strategia. Dobbiamo agire sulle leve strutturali, strategiche, poi andiamo a vedere gli interventi specifici. Ce ne sono tanti, ma se non abbiamo creato l'ambiente per essere considerati attraenti, possiamo anche intervenire, possiamo anche abbassare l'aliquota di 2 punti. Purtroppo non cambierà lo scenario. Qualche esempio concreto. Secondo me, in un paese come l'Italia, incentivare la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, la proprietà intellettuale è vitale. Sì, vitale. Assolutamente. Ricerca e sviluppo è vitale. Quindi devo dire, per onestà, che sicuramente si è fatto molto negli ultimi anni nel nostro paese. Se guardo agli ultimi 5-7 anni, sicuramente abbiamo colmato alcuni gap, cito gli incentivi nell'area ricerca e sviluppo, quindi credito ricerca e sviluppo, industria 4.0, come posso non citare il patent box. Quindi è vero, abbiamo intrapreso, il Parlamento, il Governo, un percorso virtuoso, ma c'è ancora molto da fare, a mio avviso, c'è ancora molto da fare per incentivare gli investimenti in quest'area che questi investimenti possono veramente differenziare l'Italia da altri paesi. E quali sono le cose da fare? La prima è quella di rendere stabili e strutturali questi incentivi. Io devo sapere, io sono un imprenditore, devo sapere se il credito ricerca e sviluppo, l'industria 4.0 c'è per un anno, c'è per 2 anni, c'è per 10 anni. Spessissimo, questi investimenti hanno durata pluriannale. Sì, non investo in un laboratorio di ricerca e sviluppo per 6 mesi, probabilmente per 10 anni, devo conoscere le regole del gioco. Secondo, vanno potenziati, potenzialmente nei limiti di quelle che sono ovviamente la capacità di fuoco in questo periodo, non possiamo sottovalutarla, le risorse a disposizione del governo,
devo dire, questo sì è gestibile, questo è assolutamente gestibile, devono essere semplificati. Allora faccio solo un esempio di un secondo. Il credito ricerca e sviluppo, che è sicuramente un elemento importante e ha portato beneficio alle imprese, ha una complessità che a mio avviso è ancora assolutamente eccessiva. Cosa intendo per complessità? Sia proprio la possibilità di applicarlo correttamente, perché le regole del gioco non sono chiarissime. Il processo di certificazione non è chiarissimo. Le sanzioni invece sono chiarissime. Sono molto chiare, quelle non sgarrano mai, arrivano puntuali e bisogna pagarle puntuali peraltro, perché altrimenti è un caos. Assolutamente, e quindi l'imprenditore dice benissimo, abbiamo un credito d'imposta ricerca e sviluppo, fantastico, poi inizia ad applicarlo, è davvero un'iniziativa molto molto, diciamo così, positiva, può diventare meno attraente, meno efficace per via della complessità. Quindi stabili e strutturali, potenziarli e meno complessità. Discorso analogo, ma davvero toccando solo macro temi, perché non possiamo trattare di temi analitici di una riforma strutturale del sistema tributario oggi, ma citavo prima la possibilità di incassare e compensare i crediti fiscali in tempi rapidi e certi. Certo, in un momento di pandemia vitale, ma è vitale sempre. Se l'imprenditore che ha fa difficoltà a, diciamo, accedere a fondi di finanziamento, che sia capitale proprio, che sia capitale di terzi, poi deve utilizzare una parte ampia a piacere di questi fondi, che ha fatto fatica a ricevere, per finanziare chi? Lo Stato, per finanziare un credito IVA, per finanziare altri crediti d'imposta, che fa fatica ad ottenerne il rimborso, che fa fatica a compensare, chiaramente la fatica di recepire e reperire risorse viene un po' sdirigata. Allora Massimo, noi piano piano dobbiamo anche avviarci alle conclusioni. Io prima infatti l'ho anticipata, ma insomma mi fa piacere che siamo allineati, ho detto è inutile pensare sempre solo a provvedimenti one shot che poi non portano a nulla. In conclusione però dobbiamo dire un'altra cosa, che sembra proprio e sembra chiaro che il rapporto tra il contribuente e il fisco abbia bisogno di una profonda modifica, cioè si devono rivedere, no, le due parti e di conseguenza proprio il rapporto in sé. Io le dico solo che, come puoi immaginare, in questa settimana di Le Fonti TV dedicata proprio al mondo fiscale si è parlato tantissimo di cooperative compliance. Mi piacerebbe sapere qual è il suo punto di vista a riguardo. Assolutamente, grazie per questa domanda, perché con me sfonda una porta aperta. Io sono un grande sponsor della cooperative compliance, lo dico oggi, lo dico in qualunque consesso pubblico o privato. Secondo me, è una mia ovviamente visione personale, guardando le grandi imprese, parlo di grandi imprese, è l'unico modo in cui io posso concepire il rapporto fisco-contribuente, un rapporto trasparente, collaborativo, diciamo così, volto a soddisfare le esigenze contrapposte di entrambi i giocatori. Allora, la cooperative compliance in Italia è stata introdotta nel 2015, quindi cominciamo ad avere un quadro su cui si possono fare delle considerazioni. In altri paesi è in vigore da decenni. Io ho avuto la possibilità e il piacere di sperimentarla a Londra, e anche a Londra, diciamo, sono più avanzati semplicemente perché sono arrivati prima. Però sì, è un regime assolutamente importante. Oggi in Italia hanno aderito 20-25 gruppi, perché? Perché i limiti dimensionali erano altissimi, 10 miliardi di ricavi. In Italia non ci sono tantissimi gruppi che hanno più di 10 miliardi di ricavi, purtroppo. Il limite è stato abbassato a 1 miliardo, sarà abbassato nei programmi del governo ulteriormente. Ma c'è grande interesse. Abbiamo lanciato recentemente un sondaggio proprio per cercare di capire, di testare l'interesse delle grandi aziende. Le dico solo che il 28% dei partecipanti era già in cooperative e il 40% era intenzionato ad entrarvi. Se sommiamo arriviamo al 70%, quindi grande interesse. Punti di forza sicuramente: maggiore certezza sulla variabile fiscale, il fisco conosce molto bene l'azienda, conosce molto bene i processi di controllo del rischio fiscale, le verifiche doverose, necessarie, sono però pianificate, sì. L'Agenzia delle Entrate sceglie giustamente i temi che vuole verificare, li comunica al contribuente e li verifica. Quindi positivo, negativo, perché è fondamentale anche indicare le parti negative, certo. Assolutamente, ce ne sono tante, ma è probabilmente fisiologico perché siamo agli inizi. La prima è che è necessario, fondamentale,
il cambio di mentalità, e io devo dire, da entrambe le parti. Non possiamo più, dobbiamo abbandonare il modello storico per cui il contribuente studia la norma, cerca di interpretarla, la pone in essere, aspetta 1, 2, 3, 4, anche 5 anni, subisce una verifica, ci può essere divergenza che è fisiologica di opinioni, inizia il contenzioso e dopo altri 10 anni in Cassazione si vedrà chi vince. Ben comprende che non può essere questo il modello e per l'Agenzia delle Entrate e per il contribuente. Sanzioni amministrative penali. Allora, se entriamo in un rapporto di cooperative compliance, cooperative, nel momento in cui il contribuente è trasparente, comunica in anticipo quello che intende fare, se vi è una divergenza non ci possono essere, a mio avviso, sanzioni amministrative, tantomeno penali. Tempi di risposta. Parlavo prima dell'imprenditore. Se io oggi vado in Agenzia delle Entrate, sono in cooperative, e chiedo una risposta per un'operazione, qualunque essa sia, che devo porre in essere domani mattina o fra un mese, perché questi sono i tempi dell'impresa, non posso attendere 3 mesi, 6 mesi o un anno. Dopodiché ci sono altri temi, sicuramente in altre aree di miglioramento, la disponibilità delle risorse da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate sta investendo molto, e ne sono molto molto lieto, in questo istituto, ma forse si può fare qualcosa in più, poi l'estensione a tutte le società del gruppo e altre. Però devo dire che queste, a mio avviso, sono le aree di miglioramento e sono assolutamente necessarie, tanto quanto le norme. Io non pari dignità per me. Sì, assolutamente. No, anzi, le due cose devono andare di pari passo, voglio dire, altrimenti è sempre lo stesso discorso, no? Si fa un passettino, ma poi non si risolvono altri problemi a monte e non si riesce neanche a raggiungere quel pezzettino che abbiamo messo nero su bianco. È sempre lo stesso, se no diventa. Rischiamo di avere un ennesimo cane che si morde la coda. Insomma, mi sembra che sia questa un po' la conclusione più adatta da utilizzare in un discorso che, come ha detto anche lei, Ferrari, insomma, avrebbe bisogno di altri approfondimenti, ma mi auguro che si possano fare, insomma, quando vuole noi siamo qui, anzi motivo in più per capire come procede la situazione da un punto di vista più generale di notizie di Covid, di conseguenza anche quali sono le decisioni che a livello governativo verranno prese per arginare questa situazione. Guardi, con grandissimo piacere, mi chiami quando vuole, la tematica è di attualità e di importanza strategica, esatto, per il paese. Per cui molto volentieri, anzi la ringrazio molto per l'opportunità. Poi, come abbiamo detto, insomma, AFI, l'associazione, è da tempo che porta avanti queste istanze, insomma, penso che non vi siate mai fermati, quindi ancora di più lo farete, anzi credo che insisterete, e c'è bisogno di insistere assolutamente, quindi lo faremo al più presto anche sulle fonti TV. Quindi io ringrazio Massimo Ferrari, presidente AFI, Associazione Fiscalisti d'Impresa, e a presto, buona giornata. Grazie mille a lei, a presto. Questa era una delle nostre interviste, uno dei nostri focus sulla Tax TV Week, monotematica, quindi settimana dedicata a questo, post-Covid, che cosa bisognerebbe fare per cercare di aiutare il paese a ripartire. Invece tra poco torniamo sui mercati.